Quello che da riflettere è l'estensione di questo fenomeno in percentuale, l'assenza di controlli e il coinvolgimento anche di elementi apicali della struttura. E quindi questi erano i motivi per cui la Guardia di Finanza e la Procura sono intervenute in maniera così penetrante. Ecco, ma andavano a fare la spesa, ma non solo. Diciamo, si occupavano di questioni private, ovviamente. Lo abbiamo già chiesto in conferenza stampa, ribadiamolo in video. Quali servizi maggiormente colpiti da Pasqua? E questi appunto che abbiamo detto, cioè dire il servizio veterinario, la sicurezza del lavoro, la tossicologia, e questi insomma, una serie di servizi. Ecco, proseguiranno? Ma sicuramente, non si sono mai fermate, continueranno sia all'interno di questi dipartimenti sia altrove.